Eccoci qua, buonasera, un'altra anteprima, bella, scandiamo le parole, che bella. E qui ci troviamo con Massimiliano, che non è un musicista, o sbaglio? Sono anche musicista e responsabile della sala. Palp Studio, benissimo, me l'aveva scritto giusto, un po' sbagliato da pronunciarlo, vabbè. È uguale. Buffe, ho così fatto, purtroppo. E allora, questa sera, innanzitutto ti devo fare, Massimiliano, dei complimenti. Grazie. Perché avete avuto questa bellissima idea di realizzare questa struttura bellissima, dove giornalmente si esibiscono dei gruppi siracusani o anche della provincia? Di tutta la provincia, sì, i comuni limitrofi, sì, anche perché il punto, insomma, geografico è bello, fuori dall'autostrada, facile da... Ci troviamo dove? Siamo a Città Giardino, in via Vicenza 15. 15, perfetto. Quindi qualsiasi gruppo che si vuole prenotare può venire con Massimiliano, con quelle due belle ragazze che abbiamo visto. Possono direttamente contattarci nella pagina. Pulp Project Recording Studio. Perfetto, ok, grazie Massimiliano. Grazie a voi. E noi andiamo a parlare con l'amico nostro dell'Electro Dark, Salvo Milazzo. Ciao Salvo. Ciao Silvia. Sei stato tu il ideatore di formare questo gruppo, che mi hanno detto che siete bravissimi. Ma speriamo più che altro di esserlo. Sì, diciamo che io insieme a mio fratello Vincenzo, che è il chitarrista, siamo l'ideatore di questo gruppo, di questa... di queste cover dei Depeche Mode, questa band britannica che esiste dagli anni 80, dal 1980. Voi vi esibite venerdì? Noi siamo venerdì 23 febbraio al Limoneto. Limoneto. Tutte le persone che ci stanno vedendo nell'anteprima, se vogliono prenotare, si possono gustare una bella musica e poi mi pare che si mangia bene. Esattamente, ma non solo se vogliono, devono prenotare. No. Scherzi, che ovviamente. Metteremo il numero che vedete in sovraimpressione. Sì. Potessi scegliere un artista band da vedere live, chi sceglieresti tu? Ma da vedere oltre al suo... Sì, certo. Allora, ti rispondo in un'altra maniera. Mi sarebbe piaciuto vedere negli anni 50 Elvis Presley, di cui sono molto appassionato. Se c'è una band che vorrei vedere adesso, sono i Muse, per esempio, come una band contemporanea. E poi mi mancano gli U2, per esempio, e i Simple Minds degli anni 80. Ciao, del tuo nome? Vincenzo. Ti ha presentato tuo fratello e io già me l'ho dimenticato, ricordo, perché divento tanti nomi. Scusa, qual è la canzone con il miglior testo secondo te? Cioè, tu ascolti musica e dici: questa canzone mi piace, quel testo bellissimo. Ma sembra riferita ai Depeche Mode? Quello che vuoi fare tu, la domanda è in generale. Comunque sì, è sempre dei Depeche Mode ed è In Your Room, tra l'altro la mia canzone preferita. Ma adesso l'ascoltiamo? Adesso non so se arriviamo ad ascoltarla, ma comunque fa parte della scaletta che eseguiremo venerdì. Sì. Ricordiamolo sempre, al Limoneto. Al Limoneto, sì. Insomma, veniteci a trovare, con molto piacere, insomma, faremo sentirvi la nostra musica. We'll be right back.
ecco qua, tu che sei un cantante. Sì, sono Davide, del gruppo Davide, sì. Davide, quindi io sono curioso di ascoltare uno dei due pezzi, Davide, perché mi ha detto che è una voce meravigliosa veramente. E allora ti dico una cosa, qual è? Tu ascolti spesso la musica del vivo? Sì, però anche con le cuffie, con calma, nella mia stanza. Qual è la musica che ti appassiona, a prescindere dal gruppo? Ci sono sempre i Muse, come diceva Salvo, Radiohead, e poi anche musica italiana, De André, De Gregori. Il vostro genere è seguitissimo dai giovani oppure anche da persone adulte? No, anche da persone più grandi, sì, che seguivano i Depeche Mode da prima. Sono curioso di ascoltare una vostra canzone più tardi. Quindi. Bassista, ciao. Ciao, sono Fabrizio. Fabrizio, mi hai incuriosito durante il montaggio, qua c'è proprio un satellite, mi pare, tutta sta cosa. Ma cosa sei? Ti faccio notare. Ma tutti i bassisti, io ho visto altri gruppi bassisti, ma non hanno la chitarra, basta. No, generalmente il bassista può avere un compressore, qualche chorus, qualche altro effetto così. Però il genere che facciamo richiede che il basso sia più un laboratorio sonoro che... Perché là ci sono due bassisti che vi stanno spiando, quindi, vogliamo capire. Allora, la domanda che trovi, c'è qualche band o artista che oggi meriterebbe, secondo te, più attenzione? Sai, c'è uno talmente bravo, su scudato, non vengono... È una bella domanda. Non saprei. Non saprei. Il tuo cantante del gruppo, no? Sì, lui avrebbe bisogno di un occhio di bue. Va bene, va bene. Io invece sono curioso di ascoltare fra poco tutti questi che sono pedali. Cosa sotto cosa? Parlano. Sono pedali di vario tipo e varie funzioni, insomma, varie caratteristiche. La domanda però mi lascia spontanea, scusa, ma utilizzi tutto col piede? No, lo scopo sarebbe unirli in matrimonio, tra virgolette, per creare il suono che mi serve. Batterista di nome? Ciao, Francesco. Francesco, scusa, sono curioso, tutte queste, la batteria è uno strumento che spesso volte può essere elettrico, non elettrico, vero? Ma perché? È elettronico, tu correggimi se sbaglio tecnicamente. Elettronico. E perché si utilizza quell'elettronico? Ma l'elettronico si utilizza a volte per comodità, semplicemente solo per avere dei volumi controllati in situazioni anche da studio. E alle volte magari si utilizza proprio per generi specifici, magari per, in questo caso andrebbe benissimo proprio nel nostro come la cover Depeche Mode, però diciamo che poi per praticità in effetti non viene poi utilizzato, almeno nel nostro caso. Francesco, ti chiedo scusa, se tu potessi descriverti la tua persona con una canzone, quale sceglieresti? Parlando sempre della ma direi Heaven. Heaven come paradiso, bravo. Finalmente, che bella musica ci avete fatto ascoltare, complimenti veramente. E vi ricordo che ci vediamo venerdì giorno 23
al Limoneto. Prenotate perché ci sarà il numero in sovraimpressione. E vi ricordo sempre, venite ad ascoltare questa bella musica, il gruppo Electro Duck, e mangiate delle pizze, poi arrosti misti, la carne. Ma la carne è buonissima, veramente. Appunto, la volta scorsa ho visto, sai, anche le quaglie, vero? Sì, c'erano anche le quaglie, le ho mangiate, veramente buone. Ma mangiare ci mancano una bottata. Sì, che mangio, dai. Va bene, allora, venerdì, giorno 23, Electro Dark al Limoneto. Grazie.